per fortuna mi salva un tuo amico Maurizio che ci è venuto a trovare oggi. Meno male, chi è? Davvero, come chi è? Enzo Ghichetti, Enzo. Certo. Pronto Maurizio, come ciao. Come stai Enzo, bene? Ciao, sì, dai, piano piano, tranquillo. Cioè, sto periodaccio, è un periodaccio per tutti. Ciao non Carlotta. È facile, no? Ciao Enzino, Enzo, che piacere. Ma tu hai fatto quel libro che hai presentato pure da me, no? L'ho presentato solo da te, tu lo sai che hai l'esclusiva mia per tutta la vita. Tutta la vita, eh. Che poi è un non libro, diciamolo. Esatto. L'ho scritto durante il lockdown. L'ho scritto durante il lockdown e lo distribuisco personalmente nelle piazze, adesso le comunicherò quando saranno tutte chiuse, perché il libro verrà venduto con una donazione per la Croce Rossa italiana, bello. Che comprerà un'ambulanza, bello, da destinare, bello, questo da è bello. Sì, lo sai che poi lo so. Senti Enzo, ma quando torni con Ezio a Striscia? Guarda, non c'è un'ufficialità, ma credo che partirà una coppia nuova di cui sai che c'è un mistero. Ah sì? Puoi immaginare un mistero assoluto, cambieranno le veline, saranno nuove pure loro, ma non so chi sono, e io e Ezio dovremmo arrivare verso la metà di dicembre, ecco, questo adesso, è quello. Ah, dicembre, sì. Adesso perché ti ho messo 25 dicembre sulla scaletta. Sì, certo. Manca ancora un po', manca. Ma Ezio ha fatto adesso il festival a Monte Carlo, no? Sì, sono stato da lui, sempre in forma, quel vecchio volpone, lo sai. No, lo quello so, lo so. Non demorde mai, lavora 20 ore al giorno, è un po' come te, credo. Enzo, la tua vita com'è? La mia vita, guarda, sto leggendo un copione teatrale che mi hanno proposto da fare con Vittoria Belvedere nella primavera prossima. Sì. E io sono tranquillo, cerco di stare sereno, sto col mio cane, ormai ho sposato il cane. Lo so, ma che me lo ricordo, sì, certo. Lui è, siamo sempre in casa, perché a Milano adesso comincia a fare caldo, andrò nelle Marche dove ho una casetta di sfogo al mare. Ah, beh, meglio. E poi faccio le seratine con il libretto per la Croce Rossa. Sempre col libro, certo. Che ricordiamo, può costare da 50 centesimi a 1 milione di euro il non libro. Se passasse il signor Amazon, sì. che fa fare la pipì agli operai nelle bottiglie per non perdere tempo. Bravo. E invece di spendere soldi, che lui vuole andare sulla Luna con un'astronave sua. Sì, Bezos vuole andare a fare un viaggio astronautico. Anche, ecco, se mi comprasse un libro a 100.000 euro, noi compreremmo 2 ambulanze, non una. Certo, certo. Sì, pure 3. Pure 3, certo. Quindi sono un'estate tranquilla, faccio questa cosa per la Croce Rossa, perché io l'ho sofferto molto il rumore delle sirene. Mamma mia, abitando vicino a un ospedale qui a Milano, di notte era un inferno veramente. Porca miseria. E allora ho perso il sonno, i pensieri giravano, mi alzavo e scrivevo. Alcune cose buffe, altre simpatiche, comiche, altre invece un po' più. Però le tue canzoni erano anche brevi. Ah, sì. Erano sempre una cosa. Beh, sono la tua invenzione, perché nessuno le avrebbe prese se non tu. Per cui mi ricordo che poi, vabbè, loro mi hanno svoltato la vita. Tu e le canzoni brevi. No, ma le canzoni che hai fatto erano deliziose. Le canzoni brevi, vero? Sì, 20 secondi, 30 secondi erano geniali, perché era una cosa, no, una vera ma me novità. Ne fai una? Ecco. Di allora. Lo sapevi, dai Enzo, che te l'avrebbe chiesto. L'ho immaginato quando ti ho sentito, ho detto, mo mi chiede la canzone, sì, ma non certo. Ho qua le chitarre. Che te la faccio a cappella? No, fammela a cappella. Certo. Io lo so quale preferisci tu, però quella che è già finita, dai. Allora ce n'è, vabbè, quella fa la canzone incomincia qua e prima o poi arriverà a metà. Inevitabilmente, inesorabilmente, a un certo punto la canzone finirà. In questo caso è finita già. Pam pam. Ecco, era questa. Fantastico. Una questo delizia. Era il prototipo. Questo è il vero prototipo. Se ne cascava il Parioli a Roma. Sì, è vero, è vero, è vero.
Poi tu mi chiudevi in albergo e mi dicevi, mo per domani me ne fai altre 4. Sì, è vero. Certo. Però, guarda, è stata la mia grande fortuna. No, una grande no, ma la mia grande fortuna è incontrarti, ma scherzo. Sei sempre il mio zione preferito. Senti, va bene, dai. Tutto bene, no? Beh, tutto bene. Approfitto di essere qua in mezzo a voi. Sì, Carlotta, che anni erano? Tu ti ricordi la prima volta che hai visto e conosciuto Costanzo? 31 ottobre 1990. Grande, insomma. Quando sono andato la prima volta era il 31 ottobre 90. Esatto, c'era la guerra del Golfo, mi ricordo, c'erano degli esperti di guerra. A un certo punto tu mi facesti fare una canzoncina e poi ti era piaciuta così tanto che hai preso lo sgabello e sei venuto lì. Praticamente non abbiamo più parlato di guerra del Golfo, ma hai voluto solo sentire le mie cosine. Però tu mi ricordo che la prima volta ce l'avevi con Giobbe Covatta perché sì, non ti aveva portato prima da me. Sì, perché io gli dicevo, io ho un'idea per Maurizio fantastica su queste cose corte. Lui, sai, cambia argomento, volta pagina, mi fa fare una stronzatina. È lui che già veniva lì da un anno, diceva, mo vedo se andiamo sul discorso, sai. E mi disse, ma tu poi mi confermasti il contrario, che te ne aveva parlato, invece quando poi ho fatto il provino... Non me ne aveva mai parlato. Hai capito, esatto. Giobbe? No, mai. Faceva il veterano, Enzo. Sì, con noi sì, perché poi nella prima puntata vennero tutti, erano tutti seduti in prima fila, sì. Lui, Paolo Antoni, poi c'era Malandrina Veronica, Sarcinè, tutti lì a... Malandrina Veronica, porca miseria. Non so se a fare per me, però è andata bene. No, beh, dai, anche se hanno gufato è andata benissimo, Enzo, chi se ne frega. No, ma siamo sempre amici, Iacchetti è un pezzo unico, mamma. È un pezzo unico, però lo ricordiamo allora, il tuo libro, Enzino. Sì, si intitola Non è un libro, sì. Perché intanto non costa come un libro, poi è più piccolo di un libro, è pieno di pensieri, secondo me i pensieri non vanno fatti pagare, se ci deve essere sotto una cosa importante, e allora ho deciso con la Croce Rossa Italiana di fare questa auto-publishing, come dicono gli americani, esperti, me lo sono prodotto, scritto, stampato e lo vado a distribuire nelle piazze. Meraviglioso. Bravo. Anzi, quando hai le piazze ce lo dici, che così le diciamo. Le diciamo, sì. Certo. Lo faccio molto volentieri, faccio sapere. Lo so, grazie Maurizio. Va bene, ti abbraccio, a presto. Grazie Enzo. Ciao a tutti. Enzo, ciao Enzino, grazie. Su R101. Facciamo finta che tu sia qui con...